Allora, vi aspettiamo prima di tutto perché è una stagione nuova che inizia domani, 12 di giugno, rispetto all'anno scorso che era cominciato un po' più tardi, ma è una stagione di rinascita. Noi abbiamo rimesso in ordine il parco, cosa che se non avesse fatta, però abbiamo anche fatto delle nuove scivoli, in cui il primo già si vede, gli altri arriveranno in questi giorni e quindi aspettiamo il pubblico numeroso come negli anni d'oro, come si merita questa struttura. Quest'anno il motto è il titolo di una canzone dei Queen, Non fermarmi ora. Giusto, tanto a me i Queen piacciono particolarmente e non bisogna mai fermarsi. Noi dobbiamo correre adesso in poi, arrivare fino a settembre in una continua corsa anche di rinnovamento, cioè durante anche la stagione cercheremo di aggiungere altri pezzetti, altre cose, altre novità, e specialmente far sì che la gente che venga alle caravelle sia come deve stare bene, no? Che sia contenta, che sia ovviamente nel rispetto delle misure previste dal Covid, quindi distanziamento, mascherine, tutto quello che è normale, che dobbiamo tutti rappresentare, però con gioia, che questo sia un attimo di gioia dopo un inverno lunghissimo e molto triste. Quest'anno si segna un po' il passaggio a una nuova fase del parco acquatico. Per il futuro quali sono le idee? Beh, il futuro è non fermarsi mai, e quindi noi siamo abituati, sono abituato comunque tutti gli anni ad aggiungere un pezzetto nuovo, quindi da questi che facciamo quest'anno, negli anni a venire, comunque aggiungeremo altre strutture. Ci sarà un momento nei prossimi anni in cui faremo un cambio più importante, magari più accattivante ancora, non ho chiaro ancora se farà già l'anno prossimo su quello subito dopo per questione dei tempi di realizzazione, però vogliamo che le caravelle torni a fare il numero di visitatori che faceva nei periodi d'oro, e specialmente sia un aggregante di altre strutture locali, no? Noi crediamo molto nel collaborare con gli altri operatori turistici del loco, quindi che siano bagnini, albergatori, le entità pubbliche ovviamente, e vogliamo che questo sia un pezzo della recettività e della bella recettività della zona. Anche perché le caravelle sono una delle attrazioni principali non solo della provincia di Savona ma di tutta la Liguria. Beh, sono il parco più importante della Liguria come tale, e quindi dobbiamo tenere alto il nome della Liguria e il parco, che ovviamente merita un successo splendente. Ci saranno normative specifiche per il contenimento del virus? E ovviamente le norme che ci dà lo Stato, e quindi il distanziamento, abbiamo lungo il percorso, ci sono segnati dove ci sono delle possibili code, la posizione dove uno deve mettersi per essere distanti un metro uno dall'altro, l'uso delle mascherine va fatto, diciamo, e poi credo che la cosa migliore è tanta serenità e tanta coscienza che la malattia esiste ancora, il virus esiste ancora, bisogna combatterlo tutti insieme e quindi comportarsi come il buon uso sta dicendoci. È previsto qualche collaborazione con l'acquario di Genova? Beh, noi da anni come caravelle vengono fatti biglietti scontati, reciproci, ovviamente sì, anzi verrà potenziato questo rapporto, perché crediamo che queste due strutture, una diciamo più culturale, scientifica, e l'altra più ludica, come le caravelle, si integrano bene rispetto al pubblico delle famiglie, diano anche soluzioni di intrattenimento per i turisti che vengono nella zona in momenti diversi, no? Quando c'è il sole possono venire alle caravelle, quando magari il tempo non è così ottimale possono andare a Genova, però l'importante è parlare bene della Liguria insieme a tutti gli altri operatori liguri. Pensa che ci possa essere un cambiamento nella fruizione del divertimento da parte degli utenti? Beh, un po' sicuramente ci sarà, perché lo stesso fatto delle distanze, le feste che per il momento sono concesse in maniera diversa, quindi un po' di diversità c'è, no? Le discoteche per il momento non sono aperte, quindi questo tipo, il ballo, no? Io spero che durante l'estate, con prosecuzione dei vaccini, ci sia più possibilità di tornare a una vita più normale, come in fondo si è vissuta nella seconda parte, in agosto dell'anno scorso, ecco. Però ovviamente ce lo dirà lo Stato.